Il sisma simulato era di intensità 6.3 della scala Richter, l'orario prescelto, le 9.03 del mattino, coinvolti scuole, uffici, istituzioni, militari, guardia costiera, ma soprattutto gli ospedali. È la maxi emergenza sanitaria che si presenta quando accadono eventi del genere. A tenere banco nelle esercitazioni di protezione civile occorre raccogliere i morti, distribuire i codici rossi in tutti gli ospedali. Proprio gli ospedali diventano punti nevralgici delle esercitazioni, accanto a quelli pubblici come il Policlinico, l'ospedale Papardo, l'ospedale Piemonte. Ci sono gli ospedali privati convenzionati nel sistema sanitario nazionale, degli ospedali coinvolti c'è cioè l'Istituto Clinico Polispecialistico COT di Via Ducezio. L'esercitazione tiene conto del grado di efficienza della struttura, della preparazione del personale medico e paramedico. Messina Risk 2019 ha simulato persino un principio d'incendio. Al microfono l'esperto di protezione civile del comune Antonio Rizzo, ormai veterano delle esercitazioni. Soprattutto in uno scenario che noi simuliamo, dove sono previsti 3.000 feriti, ovviamente bisogna avere un'organizzazione territoriale molto organizzata. E quindi non basteranno senz'altro le strutture ospedaliere fondamentali pubbliche, quindi Ospedale Policlinico, Piemonte Papardo, ma sono necessarie tutte le strutture di supporto, cliniche private, che possono dare un apporto importante nel trattamento dei codici sia verdi che gialli, ma in alcuni casi, come questo della Cotto, anche codici rossi, per alleggerire la pressione che verrà fatta sulle strutture fondamentali del presidio sanitario della città di Messina.